Signore e signori, buongiorno. Iniziamo i lavori del nostro seminario dedicato a diritto e politica nell'era globale, ancille, economie col punto interrogativo, che sarà esattamente l'oggetto del dibattito. Nel contesto del seminario internazionale invito al colloquio, che era l'invito che Norberto Bobbio rivolgeva costantemente a noi tutti. Prima di cominciare con gli interventi dei partecipanti, il professor Sergio Roda, prorettore dell'Università degli Studi di Torino, rivolgerà un breve saluto ai partecipanti. Il professor Sergio Roda, grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Mi fa molto piacere, sono onorato di portare i saluti dell'Università di Torino, del Rettore che è oggi impegnato per questo primo o secondo, se contiamo l'anticipazione del 25 aprile, seminario internazionale in occasione del centenario di Norberto Bobbio. È un'occasione fondamentale per la nostra università. Il nome di Bobbio è un nome di valore internazionale, il cui insegnamento ci tocca tutti quanti, indipendentemente dalle discipline e dalla formazione che abbiamo avuto. Credo mai come in questi giorni il suo magistero può essere un punto di riferimento fondamentale. L'università, in particolare gli organizzatori, so che si sono impegnati con grandissima volontà e fatica perché l'insieme delle celebrazioni possa avere la risonanza che merita. Quindi da parte dell'Università credo che in primo luogo vada appunto il ringraziamento a chi ha organizzato queste occasioni di incontro, va dal ringraziamento a tutti i relatori italiani e stranieri che si avvicenderanno sia nei convegni sia in questi seminari, e credo che speriamo, insomma, che abbiano la giusta risonanza anche al di là delle mura, delle pareti dell'università. Perché questo non è un semplice avvenimento scientifico, tutti i caratteri della scientificità ci sono e come, ma non è solo questo, è anche un appuntamento di straordinaria importanza civile, quindi su questo credo che tutti quanti siamo profondamente coinvolti. Grazie a tutti e buon lavoro. Ringrazio il professor Sergio Roda e inizierei le esposizioni delle relazioni dei partecipanti nel seguente ordine, dando la parola dapprima a Luciano Gallino, professore emerito dell'Università di Torino e collega di tempi passati, che rivedo con grande piacere. Poi parlerà Vincenzo Ferrari dell'Università degli Studi di Milano, presidente della Società di Filosofia del Diritto italiana. Successivamente parlerà il professor Lorenzo Cordova dell'Università Nazionale Autonoma del Messico. Infine Andrea Greppi dell'Università Carlo III, che è un'università a cui sono particolarmente legato. Cercheremo di contenere nei quarto d'ora, 20 minuti ciascuno, le nostre esposizioni. Dopodiché, se qualcuno avrà dei quesiti da porre su questi temi o su altri, credo che tutte le persone che partecipano al dibattito attuale siano a disposizione. Infine faremo un ultimo rapido giro e con questo concluderemo il nostro pomeriggio. A me tocca l'onere e il piacere di aprire la sessione ricordando anzitutto il tema che dobbiamo affrontare, che è un tema tripartito: diritto e politica nell'era globale, ancille economie. L'economia che
noi giuristi tendiamo a lasciare sempre di lato, entra quindi da pieno titolo. In realtà nel discorso politologico il quesito non è tripolare, ma generalmente è bipolare. Ci si chiede se la politica sia o non sia ancella dell'economia. E su questo sentiremo alcune interessanti osservazioni da parte del professor Gallino. L'opinione corrente non ha dubbi. Pecunia nervus rerum, dicevano già i romani, e nel Faust si legge: tutti aspirano al loro, dal loro tutto dipende. Però in realtà le cose sono forse meno semplici. Limitandoci alla realtà, una possibile piramide o gerarchia vedrebbe l'economia sovraordinata alla politica e la politica sovraordinata al diritto. Una possibile gerarchia, dico questo. Infatti, una politica in contrasto con la realtà economica è destinata a fallire e, d'altra parte, la politica si serve del diritto per dare forza e forza coercitiva alle proprie decisioni. Abbiamo qui un rapporto fra tre realtà e le tre discipline corrispondenti. Quindi, più che una struttura gerarchica, politica, economia, politica, diritto, scienza dell'economia, scienza della politica, scienza del diritto, si potrebbe meglio spiegarle con un rapporto circolare, più che con un rapporto gerarchico. Cioè, esse si dispongono su di un cerchio, e ciascuna entra in rapporto con le altre non attraverso un unico percorso. Disposti tre punti su una circonferenza, ciascuno dei tre elementi può entrare in rapporto con gli altri due seguendo una via a destra o a sinistra, dal punto di vista della circolazione, non dal punto di vista della politica. È il passaggio del modello da piramidale a reticolare ed è, se vogliamo, il passaggio del modello che stiamo vivendo in questi ultimi tempi nel diritto. La piramide, a mio giudizio, è un modello di costruzione scientifica della realtà, un modello teorico che si presta particolarmente per spiegare il diritto positivo, mentre in realtà il modello reticolare si presta ad essere spiegato nella sua realtà meglio attraverso questo modello reticolare.